Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Yuzi e oggi andiamo a vedere come configurare il quad appena assemblato. Per chi non l'avesse ancora visto, vi linko qui sopra in alto a destra il video dell'assemblaggio del quad. Andiamo a scaricare il configuratore. In questo caso andrò ad utilizzare Butterflight perché mi sono trovato veramente bene, sono tutti quad. Andiamo sul nostro browser, digitiamo Butterflight, magari lo scriviamo anche bene che è meglio. Questo qui è il sito ufficiale per scaricare la release. A noi adesso interessa il configurator, quindi andiamo qui, scarichiamo la versione idonea al nostro OS. Io utilizzo un Mac, quindi andrò a scaricare questo file. Perfetto, una volta scaricato lo andiamo ad avviare e si presenta esattamente come siamo abituati già con Betaflight o con InAV. Infatti l'interfaccia grafica è la stessa. Già notiamo alcune differenze, ad esempio che qui è integrato il Blackbox Explorer, quindi non dovremo più utilizzare un programma diverso da quello che stiamo già usando. Per il resto abbiamo tutte le funzioni che c'erano già su Betaflight. Qui possiamo vedere il numero della versione del configuratore, attenzione, non del firmware dell'FC. Andiamo a collegare la nostra FC. Ok, in questo caso era già flashata con Betaflight. Ora disconnettiamo flash firmware. Io utilizzo una Matec F405 CTR ed è questo qui il firmware da utilizzare. Versione, selezioniamo l'ultima, full chip erase, scarichiamo l'ultima versione e flashiamo. Perfetto, il flash è riuscito, quindi possiamo connetterci alla nostra FC. Come vedete anche all'interno del configuratore le voci e i menu sono completamente uguali a quelli di Betaflight. Quindi iniziamo, ci spostiamo su Ports. Qui abbiamo nel mio caso 5 UART più la porta USB. In questo caso non tocco nulla e sarebbe inutile farvi vedere come imposto le mie UART, principalmente perché sono diverse per ogni FC, quindi qui starà a voi andare a selezionare il protocollo o la feature in base alla UART che avete utilizzato sul banco da lavoro. In configurazione abbiamo tutte le voci più importanti per gestire il nostro quad. Ovviamente è un quad AX, quindi lasciamo in questo caso quad X. I motori nel mio caso girano nel senso normale, quindi quello classico. Non andrò ad attivare l'inversione dei motori. Il protocollo degli ESC nel mio caso è 18002 perché ho ESC a 32 bit e lascio disattivo il motor stop. Perché? Perché per utilizzare il Kalman filter bisogna avere l'air mode sempre attivo, quindi non posso abilitare il motor stop. Scendendo più giù possiamo gestire i nostri sensori. Questa FC ha il barometro, ma è superfluo nel nostro caso, quindi andrò a disabilitare sia il barometro sia il magnetometro per risparmiare qualcosina in termini di carico sulla CPU. Andrò a mettere 88 kHz, questa FC non va oltre, quindi ora gli sto chiedendo il massimo. L'acceleramento lo lascio attivo nel caso in cui voglio utilizzare anche la modalità di volo angle, quindi magari per fare qualche prova o in caso di emergenza recuperare il quad. Di qua posso andare a ruotare via software la FC se in fase di montaggio per problemi pratici ho dovuto ruotarla. Questi qui sono i trim del nostro accelerometro, quindi invece di usare i trim su radio che possono dar fastidio all'FC vado ad utilizzare questi qui. Per farlo ci spostiamo su setup e verifichiamo che la FC sia perfettamente allineata sia di pitch che di roll. Nel caso non fosse allineata, qui possiamo andare a modificare questi parametri in modo tale da renderla dritta al piano. Più in basso abbiamo la voce arma, detto anche small angle. Lo small angle sarebbe l'inclinazione massima al quale il quad può armare. 180 gradi è il massimo, quindi anche se il quad è ribaltato, armerà i motori. Questo è fondamentale per recuperare il quad, ad esempio su alberi, comunque quando dobbiamo smuoverlo. Il nome modello possiamo scegliere se mettere il nome del pilota o del modello in particolare. Per la voce ricevente vado ad attivare il protocollo che la nostra ricevente utilizza per comunicare con l'FC. Io uso FRSky, una RSSR, quindi utilizzerò SBus. Se avete una FlySky andrete ad utilizzare iBus. Qui abbiamo l'RSSI analogico, in questo caso se la nostra ricevente ha un pad specifico per l'RSSI possiamo andarlo a installare in questo caso. Attivando questa voce non utilizzerà l'RSSI
trasmesso, ma quello là che arriva all'FC tramite il pad. La modalità 3D, quindi che ci consente il volo invertito se i nostri desk lo supportano. Il GPS, se abbiamo montato un GPS e vogliamo telemetria. Vi ricordo che sia Butterfly che Betaflight non supportano alcun tipo di volo autonomo, quindi non è che attivando il GPS avrete return to home o mantieni posizione o vola waypoint. Semplicemente avremo sull'USD la direzione di casa, la distanza, la velocità e le coordinate. Spostandoci dall'altra parte abbiamo una scheda con tutte le feature disponibili. Quelle che sono più utilizzate sono le soft serial, che nel mio caso non servono perché ho 5 UART, e la telemetria, quindi se utilizziamo telemetria bisogna attivare questa voce. Se abbiamo dei LED attiviamo anche il flag su LED strip. L'air mode abbiamo detto che deve essere sempre attivo per utilizzare i calma filter, quindi lo lasciamo attivo. L'OSD, perché questo FC è OSD e comunque lo ritengo fondamentale. Se abbiamo ESC 32 bit con telemetria attiva possiamo attivare questo flag ed avere il consumo di amperaggio e di milliampere molto più preciso rispetto a quello che ci può fornire l'FC. L'antigravity e il dynamic filter sono due feature che servono obbligatoriamente per utilizzare i Kalman filter. L'antigravity è un boost temporaneo delle I. Questo a cosa serve? Quando diamo un colpo di gas, quindi un punch out molto brusco, innalza per qualche attimo le I. A che cosa serve? A tenere il quad in assetto anche quando ci sono brusche accelerazioni. Infatti, se non è attivo, il quad tenderà ad alzare leggermente il muso ad ogni colpo di gas. In questo caso possiamo evitarci questo piccolo problemino. I filtri dinamici invece sono dei filtri che si adattano continuamente il volo in base alle vibrazioni che subisce l'FC, altrimenti dovremmo andarci a leggere le black box e fare manualmente i filtri in base a dove abbiamo più rumore. Ovvio che se prendo una botta e un'elica si piega, mi cambia completamente il rumore che arriva all'FC e quindi andrebbero rifatti i filtri. In questo caso i filtri dinamici fanno tutto da soli. Questa finestra ci permette di attivare i beacon di shot. Attivandola possiamo scegliere da 1 a 5 come tono e quando utilizziamo il buzzer, oltre al beeper suoneranno anche gli ESC. Io non lo attivo perché ho degli ESC 32 bit del cavolo che hanno questo bug e non mi funziona. Quindi sono costretto ad utilizzare il beeper, che posso gestire da qui sotto. Infatti qui posso decidere per ogni situazione se il beeper deve suonare o meno. Facciamo un salva e riavvia, perfetto. Andiamo alla pagina successiva. Ragazzi, qui si conclude la prima parte del video. Poiché le schede di Betaflight sono molte, verrebbe un video da un'ora, quindi ve lo suddivido in varie parti. Quindi rimanete connessi che a breve uscirà la seconda parte del video. Bella raga!